Windows 11 24H2 è finalmente arrivato in anteprima ufficiale da parte di Microsoft. L'hanno rilasciato nel canale anteprima appunto per chi è iscritto al programma Insider, ma vi farò vedere non solo come poterlo scaricare iscrivendosi al programma Insider, ma anche tramite un altro link che ho prontamente pensato di fornirvi per semplificarvi un po' la vita, no? Oltre a questo vi mostrerò anche una panoramica di tutte le funzionalità che ci sono al suo interno che porta con sé questo nuovo aggiornamento molto importante per quanto riguarda Windows 11. Allora, senza stare qui a farvi perdere troppo tempo, vediamo subito intanto come poter recuperare l'ISO di questo sistema operativo. Se voleste entrare nel canale di anteprima senza scaricare l'ISO, quindi senza reinstallare Windows o provarlo su una macchina virtuale, potrete farlo tranquillamente dalle impostazioni di Windows. Quello che dovrete fare è semplicemente aprire le impostazioni di Windows e andare in Windows Update nel menu a sinistra. Cliccando su Windows Update, tra le voci troverete programma Windows Insider. Una volta che avrà caricato, vedrete che vi dirà prima di tutto che per partecipare al programma Insider dovrete attivare i dati di diagnostica facoltativi nel caso non siano attivi. E allora cliccate su Apri Feedback e abilitate questa spunta. Ed una volta fatto questo, tornate in Windows Update, ancora in programma Windows Insider. E ora non vi resta che cliccare su Per iniziare, collegare il vostro account. Ed una volta collegato, selezionare versione di anteprima e poi cliccare su continua. Quello che vi accadrà poi è che Windows Update comincerà a mandarvi degli aggiornamenti ulteriori rispetto a quello che avete già. Per questa versione 24H2 ci sarà un banner apposito, non verrà scaricato in automatico come normalmente avviene con i canali Insider, ma questo è un aggiornamento che bisogna scegliere di effettuare esplicitamente. Ma se non volete effettuare tutti questi processi, appunto, vediamo come scaricare l'ISO da provare direttamente. Andiamo innanzitutto sul sito di Windows Insider e scorrendo poco più sotto vedrete che c'è introduzione al programma Windows Insider con un pulsante registrati. Clicchiamo su registrati e ci dirà: guarda che devi accedere prima con il tuo account Microsoft, quindi cliccate accedi ora e fate il vostro login con il vostro account Microsoft. Una volta effettuato il login, quello che dovrete fare ora è accettare le condizioni del contratto dopo averle lette ed esaminate. Aprite questa finestrella qua per leggere attentamente tutto quanto, cliccate su accetto le condizioni di questo contratto e poi cliccate su registrati ora. Ora dovrete andare nella sezione dei download, vi lascio il link in descrizione direttamente, come anche questo per registrarsi per andare in Windows Insider, e nel link che trovate dovrete scegliere la vostra versione di ISO che volete scaricare. Nel caso vi dà questo errore per accedere alla pagina devi essere membro di Windows Insider, assicuratevi che siate loggati, perché per qualche motivo quando andate in questa sezione potrebbe essere che non risultate loggati. Quindi in alto a destra cliccate su sign in così da loggarvi e vedere effettivamente la pagina di download. Questa pagina è interamente in inglese e non è tradotta in nessun'altra lingua, ma è molto semplice e intuitivo capire che cosa bisogna fare. Infatti bisognerà scorrere in basso tralasciando tutte le informazioni che ci sono scritte e non ci interessano. Per scaricare la versione 24H2 finale ufficiale del canale in anteprima dovrete selezionare questa versione Windows 11 Insider Preview Release Preview Channel, quindi il canale di anteprima, build 2600, che è la build ufficiale della versione 24H2. Fate attenzione a non selezionarne altre perché sono versioni diverse, quindi se vedete altre release preview channel guardate ad esempio questa che è la versione home per la Cina, che è diversa rispetto alla nostra, così come anche altre versioni con build 26080 non sono le versioni ancora della 24H2. L'unica vera versione 24H2 è la 2600, quindi selezionate questo, cliccate su conferma e ora selezionate la vostra lingua, nel mio caso italiano, clicco conferma e una volta cliccato conferma vi apparirà il link di download. A questo punto cliccate 64 bit download e vi partirà il download dell'ISO. Ora non vi resta che creare la vostra chiavetta per installare Windows 11 se volete provarla così, altrimenti potete farlo appunto con una macchina virtuale. Se usate la chiavetta, ho provato personalmente su un mio portatile il solito di 15 anni fa e Rufus è ancora in grado di bypassare i requisiti per installare Windows 11, ma con la versione 24H2 Microsoft ha modificato pesantemente le impostazioni di Windows iniziali e non c'è più modo di bypassare la necessità di avere un account Microsoft se non impostando il vostro computer per un uso scuola o lavoro e selezionando che volete accedere tramite dominio. Facendo così potrete procedere senza inserire nessun dato del vostro account. Magari una volta che verrà rilasciato a settembre probabilmente la versione finale per tutti, rivedremo un attimo
attimino queste informazioni e vi farò un video dedicato a riguardo su come poter installare Windows 11 24H2 senza problemi con bypass di account e requisiti. Ma ora capito un po' come reperirlo e recuperare questo Windows 11, andiamo a vedere effettivamente cosa ci offre di nuovo e di diverso, iniziando da Esplora File. È uno dei luoghi più utilizzati all'interno di Windows per chiunque utilizza questo sistema operativo, perché ci dà modo di gestire i nostri file. Ed in questa versione sono state fatte alcune aggiunte e accorgimenti per migliorare la nostra esperienza al suo interno, iniziando dal menu contestuale, ossia il click destro del mouse. Infatti adesso col click destro, se provate a farlo su un file, le normali icone che appaiono per tagliare, copiare, incollare e rinominare i file, adesso hanno una loro etichetta per renderle più comprensibili. Infatti vedete che adesso non ci sono solo le icone, ma anche la scritta esplicita: taglia, copia, rinomina, condividi ed elimina. E rimanendo nel menu contestuale, la seconda novità che c'è è il fatto di poter comprimere adesso i nostri file in nuovi formati. Infatti fino ad ora si poteva comprimere solo in file zip, anche se c'era modo già di estrarre i file in altri formati. Ora potremo anche comprimerli nei nuovi formati 7zip e tar. Non solo, se andiamo in comprimi in, vedrete che c'è file zip, 7zip e tar, ma ci sono anche opzioni aggiuntive. Infatti vedete qui che posso scegliere innanzitutto il mio formato, quindi 7zip e varie versioni del tar, nonché anche la versione zip standard. Naturalmente in base al formato dell'archivio si potrà scegliere un metodo di compressione diverso, come vedete qui, da 7zip a tar e zip, nonché anche il livello di compressione, quindi quanto si vuol comprimere. Inoltre, altra piccola novità è che adesso i file PNG con estensione PNG, che sono file immagine, potranno essere meglio catalogati, perché si potranno aggiungere delle informazioni che prima finora non si poteva. Infatti se andiamo anche qui in proprietà, andando in dettagli, ora ci sarà titolo, classificazione, tag, commenti. Come vedete, questa sezione qui della descrizione ora esiste, quando prima non era presente. Stessa cosa anche la seconda sezione dell'origine, quindi gli autori, data di acquisizione, nome programma, data trasferimento e copyright. E questo è per quanto riguarda Esplora File. Vediamo la seconda novità adesso, che si tratta di Teams. Microsoft Teams infatti ora è integrato in un'unica applicazione. Quando prima c'era la versione personale e la versione per le scuole e il lavoro, adesso è tutto in un'unica applicazione. Infatti se installate nuovo Windows 11 24H2 vi troverete in basso il logo di Teams con New, perché è la versione nuova che cliccando vi aprirà la versione di Teams, appunto, a prescindere che sia per lavoro, scuola o personale, potrete fare tutto in un unico luogo, in un unico posto. Questo se siete degli utilizzatori di Teams e se vi interessa usarlo, altrimenti non è una novità che vi fa chissà che caldo o freddo. Andiamo invece adesso al lato più ecosostenibile. Infatti Microsoft adesso ha aggiunto delle nuove funzionalità per il risparmio energetico. Queste funzionalità le possiamo trovare sempre nel impostazioni. Andando in sistema arresta, vedremo che c'è risparmio energia. Ora potremo vedere che c'è questo pulsante, usa sempre il risparmio energia. Attivando questo pulsante, naturalmente cercherà di consumare meno energia con il vostro computer e di conseguenza le prestazioni potrebbero diminuire. Ma se state facendo dei lavori molto semplici, che il processore e scheda grafica non hanno bisogno di particolare potenza, potete attivare questo così che possiate anche risparmiare non solo sulla bolletta, ma se siete su un portatile anche sulla batteria. E infatti se avete un portatile potrete scegliere anche a quale soglia poter attivare in automatico questo pulsante. Ad esempio se scende sotto il 30% di batteria va attivato e vi permetterà di risparmiare appunto di più sulla durata della batteria. Non solo una questione di prestazioni, ma anche a livello di Windows verranno disattivati degli effetti di trasparenza sul desktop, come altre cose qua e là, proprio per ridurre al minimo le emissioni di CO2, così vogliono sempre pubblicizzare loro, no? Oltre a questo pulsante hanno aggiunto anche le impostazioni sul comportamento del pulsante di accensione e anche dello schermo del vostro computer portatile quando lo chiudete. Impostazioni che c'erano già, ma erano raggiungibili solo tramite il pannello di controllo. Ora le hanno inserite anche all'interno delle impostazioni di Windows. Sempre nella stessa schermata, infatti, se clicchiamo su controlli pulsante alimentazione, potrete vedere che qui potete scegliere il comportamento nel momento che schiacciate il vostro pulsante
parte di alimentazione del computer, mentre per il portatile ci sarà anche l'impostazione per il comportamento del vostro schermo. Ci sarà anche l'impostazione per stabilire dopo quanto tempo mandare in ibernazione Windows. Quindi per il risparmio energetico questo era quello che è stato aggiunto. Ora, essendo nelle impostazioni, vi mostro un'altra funzione più interessante per gli sviluppatori, che si trova proprio nell'omonima sezione. Quindi in sistema, scorrendo nella sezione per sviluppatori, troveremo finalmente la possibilità di abilitare sudo. Per chi non sapesse cos'è sudo, praticamente ci sarà la possibilità di eseguire dei comandi all'interno del prompt dei comandi di Windows, così come nel terminale di Windows, senza dover aprirlo come amministratore, cosa che finora bisognava sempre fare. Adesso non serve più. Infatti, se abilitiamo sudo, facendo questo, naturalmente ci chiederà il consenso di apportare le modifiche, clicchiamo su sì, e facendo questo, ora, precedendo i comandi con sudo, potremmo eseguire tutti questi comandi appunto come amministratore senza avere una finestra a parte. Possiamo scegliere anche il comportamento, quindi possiamo scegliere se aprire una nuova finestra quando viene digitato il comando sudo, se fare in modo che venga aperta una nuova finestra ma con input disabilitato, oppure inline, che rimane lì in quella finestra. Voi digitate sudo semplicemente e potete avviare il comando senza aprire altre finestre. Vediamo adesso delle modifiche che ci sono nella barra dell'applicazione, nelle impostazioni rapide che troviamo in basso a destra. Infatti ora le impostazioni rapide, i vari pulsanti saranno disposti su una schermata che si può scorrere. Come vedete ora sono qua tutti quanti e naturalmente si potranno ridisporre e riposizionare dove vogliamo e come vogliamo. Come vedete è stato aggiunto il pulsante di risparmio energia, così che quando cliccate lo attiva, e vedrete anche un'icona in basso qua, sempre nelle impostazioni rapide, accanto al volume. Oltre a questo, se avete una VPN potrete gestire direttamente la connessione da qua, quindi qui vedete che ci saranno le vostre liste dei VPN, potete cliccare su connetti o disconnetti. E se avete il wifi, ci sarà adesso un pulsante per poter riscansionare le reti che ci sono nella zona. Oltre a questo ci sono altre funzioni sotto la scocca, chiamiamole così, tra i quali la compatibilità con i dispositivi Bluetooth a bassa energia. Per quanto riguarda la voce e il microfono, ci sarà Voice Clarity, che è una funzione abilitata di base standard in Windows, quindi non dovrete attivare nulla, non dovrete impostare nulla, se non che nei programmi appositi. Infatti una funzione basata sull'intelligenza artificiale che migliora la qualità del vostro microfono, del vostro audio quando parlate, e che potrete attivare o disattivare nei programmi compatibili. Oltre a questo c'è il supporto al Wi-Fi 7, un supporto agli sfondi del desktop HDR. Se andiamo ancora più a fondo, il kernel stesso di Windows è stato modificato con del codice Rust, quindi nuove migliorie al kernel. Ma con questo aggiornamento vediamo anche l'abbandono di applicazioni. Infatti WordPad non sarà più presente insieme a Windows 11 dopo tantissimi anni di servizio, così come anche Cortana. Diciamo che tra i due WordPad forse era quello che era un pochettino più utilizzato, no? Oltre a questi due non saranno più preinstallati mappe, contatti, film e TV, e anche la posta e calendario non ci saranno più. Questi ultimi due, posta e calendario, sono stati sostituiti con il nuovo Outlook, mentre film e TV ormai era già stato sostituito da un po' di tempo con il lettore multimediale. La domanda finale è: Copilot arriverà o non arriverà? Ebbene sì, arriverà finalmente Copilot anche da noi. Attualmente non è ancora disponibile in questo preciso istante, ma nelle prossime settimane si potrà vedere e ottenere soprattutto. Infatti nello spazio europeo ora Copilot si potrà aggiungere a Windows tramite l'installazione dell'applicazione apposita, che avrà tutte le funzioni come promesso, quindi della gestione interna di Windows, quindi cambiare i temi, aprire le impostazioni, cose così. Ed è una novità che andrà a influenzare anche chi è fuori dallo spazio europeo, perché infatti dopo vari feedback dagli utenti hanno deciso di farla appunto un'applicazione a sé, quindi si aprirà una finestra che comunque potrà essere agganciata lateralmente, così come anche ridimensionata. Insomma, si può gestire come un'applicazione normale, semplicemente l'hanno resa meno invasiva e integrata all'interno di Windows 11. Oltre a questa differenza di Copilot, arriveranno anche molti altri nuovi prompt che potranno essere utilizzati insieme a Windows. Ma ovviamente non sono solo queste le novità, perché come avrete visto nell'ultimo video pubblicato, ci sono state diverse presentazioni per quanto riguarda il campo del
dell'intelligenza artificiale. Infatti, questo aggiornamento in realtà porterà tutte le novità che arriveranno con i computer Copilot Plus, tra cui il famoso, fatidico e ambiguo richiamo Recall, che permetterà di poter registrare degli screenshot degli ultimi 3 mesi del vostro computer o più, anche in base all'impostazione che volete, e poterli rivedere nel tempo, così da poter riaprire le applicazioni, poterle rigestire e soprattutto poter anche cercare cose che avete fatto. Quindi nel vostro passato, se avete bisogno di recuperare qualcosa che non vi ricordate dove è o cosa avete fatto, all'interno di Recall potrete digitare quello che vi interessa, ad esempio con i file mostrami la presentazione con un grafico e una scritta evidenziata in viola, e scrivendo così in linguaggio naturale sarà in grado di trovarvi proprio gli screenshot e mostrarvi quello che avete fatto in passato con il vostro computer. Se volete sapere un po' cosa ne penso e che cosa sto pensando al riguardo, vi lascio al video che ho realizzato, così potrete approfondire un pochettino anche tutti i vari aspetti della presentazione fatta da Microsoft. Oltre a richiamo Recall, ci sono Co-Creator, che vi darà modo di generare all'interno di Paint immagini da bozze che realizzate voi. Ci sono i sottotitoli in tempo reale, che tradurranno più di 40 lingue e quindi vi darà modo di poter conversare con persone da tutto il mondo senza problemi, e potendo ognuno parlare la propria lingua, voi vedrete i sottotitoli tradotti direttamente nella lingua vostra. Ovviamente in questo momento è disponibile solo per le traduzioni in inglese, ma se non sbaglio supporta già 40 lingue da tradurre appunto in inglese. Poi abbiamo anche dei filtri nuovi per i video. Infine, altra novità sempre in ambito intelligenza artificiale è l'Auto Super Resolution, che è una sorta di DLSS a livello di sistema operativo, e attivando questa funzionalità potrete avere delle migliori prestazioni senza bisogno di dover attivare il DLSS o alternative simili. Queste funzionalità saranno disponibili solo per i computer Copilot Plus, perché avranno bisogno della NPU da almeno 40 TOPS, che attualmente a quanto pare non esiste, e secondo Microsoft i computer attuali non sono in grado di gestire queste cose. L'uscita ufficiale finale, distribuita su tutte le versioni di Windows 11, è prevista per settembre. Potrebbero esserci ancora slittamenti, ma questa è l'anteprima finale, quindi novità oltre a queste che vi ho appena presentato non dovrebbero essercene. Ora è solo questione di tempo e di aspettare, ma se non avete pazienza di aspettare a settembre e non volete però comunque iscrivervi al programma di Windows Insider per poter scaricare la ISO, potrete trovare un link diretto nell'articolo dedicato nel sito di Bit in Bit. Nell'articolo troverete le indicazioni anche lì per come poterlo scaricare tramite Windows Insider, oppure appunto come scaricarlo direttamente dal link fornito da noi. Io vi ringrazio di cuore per essere passati, spero che questo video non vi abbia deluso, che ci siano state novità abbastanza interessanti per voi, e soprattutto ditemi cosa ne pensate di questo avvento dell'intelligenza artificiale, ma soprattutto dei computer Copilot Plus. Secondo voi servono davvero queste NPU dedicate da 40 TOPS per far andare queste applicazioni, queste funzioni nuove di intelligenza artificiale all'interno di Windows? Aspetto i vostri commenti. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete mi piace. Se volete anche iscrivervi al canale, non vi perdete altri video riguardo al mondo dell'informatica, nonché di Windows, di altri tutorial e tanto altro. Io vi ringrazio veramente di cuore per essere passati e ci vediamo alla prossima. Ciao!